Tiberio, grazie a tutti. No, volevo dire una cosa, se me lo concedi, perché tutto può accadere nel villaggio dei miracoli senza mettere il punto interrogativo. È il titolo di una commedia divertentissima, diretta da Modestino Di Nenna e presente in 60 sale italiane. Un film che vede protagonisti attori non professionisti diversamente abili, affiancati da volti noti del cinema. Una prova di grande bravura, ironia e coraggio. Il messaggio che ci arriva è veramente forte. Concita Borrelli è la nostra testimone d'eccezione. Tutto può accadere nel villaggio dei miracoli. Tra poco la clinica chiuderà per mancanza di fondi. Penserete che i protagonisti siano, ditelo voi, Barbara De Rossi, Bucci, Mattioli, Fiorillo. Vi sbagliate, il protagonista ve lo presento io. Ma tu che fai? Qual è la tua parte? Beh, nel film sono il figlio di un imprenditore durissimo, ma nella realtà sono un donnaiolo. Voi ritenete che attraverso il cinema la vostra disabilità o la vostra abilità diversa possa veicolare un messaggio più forte che nella realtà? Ci può aiutare anche di più nella vita normale. Come ti chiami tu? Io sono Tutù. Il miracolo l'hai fatto tu, ok? Il miracolo l'hanno fatto loro, a dire la verità, con il loro impegno, la loro bravura, la loro simpatia. Ehi, tu! Qual è la ragione della tua corsa nell'alba di questo giorno? Poi ti spiego. Regaleranno tanti sorrisi. È un progetto questo che l'associazione Alpina Noi con loro Los da circa 15 anni porta avanti. Il risultato che vogliamo ottenere è abbattere il muro della diversità anche nel cinema, dove esistono due categorie, la categoria per diversamente abili e la categoria film di successo. Io credo che se al mondo tutte le persone fossero come sono loro, ci sarebbe più pace e rispetto. La nostra terapia sarà la vostra terapia.